Juventus. 130 uomini in campo e 24 mezzi impegnati nelle disinfestazioni, ma servono nuove squadre per il monitoraggio. Sui quasi 35.000 ettari interessati dall'emergenza cavallette e dalle prime schiuse dovranno organizzarle i comuni. L'esercito non ha risposto alla richiesta di collaborazione lanciata dal prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi. Li abbiamo chiamati anche formalmente, non abbiamo risposto, però stiamo lavorando bene lo stesso. Nella centrale operativa per l'emergenza Nora Gugumer, riunione operativa con l'assessora dell'agricoltura Valeria Satta, che ai sindaci assicura lo stanziamento di 17 milioni di euro per retribuire le squadre di camminatori. Non è in quest'anno che si potrà eliminare il problema. Basteranno i fondi che avete stanziato? Sicuramente sì, basteranno. Nel caso non dovessero bastare, siamo pronti come regione, come giunta e come consiglio a provvedere. Depongono in 8 comuni ma danneggiano le colture in 25, ricorda il commissario straordinario di Lahore, Girolamo Solina, sollecitando la collaborazione al monitoraggio da parte di amministrazioni e privati. Nessuna illusione, la lotta per superare l'emergenza è solamente all'inizio. Purtroppo stiamo pagando lo spopolamento delle terre e questo ovviamente è il substrato utile e importante per la deposizione delle uova. Quindi quello che stiamo facendo oggi è il primo passo verso una sicura riduzione dell'infestazione delle cavallette.